Io adesso vorrei affrontare un attimo la situazione politica che sinceramente mi lascia molto confuso. Allora, a sinistra c'è Zaratti che sta in lite con Marciano, Spalletta è arrivato primo ma non ha vinto, ha fatto come Bersani, a destra c'è sto simbolo di Forza Italia che sembra un pennacchio senza il quale non... Vabbè. Ecco, qual è la situazione, siccome si è fatto anche il nome tuo, il nome di Fiasco, il nome De Polli come papabili per questo pennacchio? Comincio da quest'ultimo aspetto, io credo che tutti sono legittimati a avere ambizioni di partecipare, l'importante è farlo in un quadro politico sostenibile. Noi dal punto di vista di Progetto Frascati, e penso di poter dire anche con grande serenità di Fratelli d'Italia, abbiamo preso una posizione molto chiara fin dall'inizio, cioè il nostro obiettivo è consorziare tutte quelle forze civiche e politiche che vogliono veramente cambiare le cose a Frascati. Lo stiamo facendo e siamo diciamo, in cammino rispetto a una campagna elettorale che è sicuramente difficile. Per quanto riguarda il simbolo di Forza Italia, io non ho personalmente notizie da divulgare, se qualcun altro le ha, le dia, evidentemente fa opera diciamo così, di informazione pubblica. È legittima qualsiasi scelta che sarà fatta dal coordinamento regionale. Se evidentemente il tavolo regionale ha voluto prendere in considerazione più figure, avrà avuto ragioni Le sue buone evidentemente per far ragioni. questo, qualsiasi scelta il tavolo regionale di un partito autonomo, indipendente, importante come Forza Italia verrà fatta, ne prenderemo atto, la diciamo, osserveremo, ne trarremo le conseguenze, ma la rispetteremo anche. Sotto il profilo invece dell'altro versante, dell'altro Ecco, schieramento, beh, ma parliamo di... è evidente che io credo che ci sia un aspetto che deve essere valorizzato. Le primarie, che sono una cosa bellissima, sono una cosa sana, democratica e che forse il centrodestra capisce un po' in ritardo, vanno rispettate, vanno comprese, andrebbero anche attuate. Le primarie però a Frascati non possono essere il lavacro per una classe dirigente che fino alla mattina prima stava con Di Tommaso e il mattino dopo si scopre novella perché fa le primarie, perché credo che molti di quelli che hanno partecipato alle primarie o sostenuto candidati alle primarie erano impegnati o sono impegnati tuttora all'interno del Beh, ma quadro per loro è politico normale, no? esistente. Beh, 12 mesi non è fa normale per noi, erano tutti bersaniani, poi non dopo è sono normale per diventati noi. tutti Non renziani. è normale per noi e io credo che su questo bisogna fare una riflessione molto forte. La solitudine di Tommaso dal punto di vista personale e umano mi dispiace perché Di Tommaso è una eccellente persona. Credo che abbia forse pagato limiti di azione amministrativa e politica derivanti da una squadra che a questo punto però ha fatto delle scelte completamente diverse in poco tempo. Ripeto, non credo che le primarie possano essere il lavacro rispetto a questo tipo di problema. Se sono un esercizio democratico, sì, sicuramente sono un esercizio importante che va rispettato e di cui noi dovremmo prendere maggiormente, diciamo così, atto e forse anche un esempio da imitare nel futuro, appena sarà possibile attuarlo rispetto all'organizzazione dei civici, dei moderati, del centrodestra, dei riformisti, a Frascati, tutte quelle forze politiche si possono riconoscere in un quadro diverso. Da ultimo voglio dire questo, anche il risultato delle primarie è incontestabile, ha caratterizzato un risultato sostanzialmente difficile da sostenere. C'è un candidato civico moderato che è arrivato a ridosso del candidato di bandiera del PD, c'è un sindaco uscente che è arrivato terzo. È un quadro francamente molto difficile. Io non sono abituato né voglio troppo commentare i fatti di casa altrui, mi guardo con maggiore attenzione a quello che faremo noi, però credo che questo quadro stia a significare anche il logoramento complessivo della coalizione di centrosinistra dopo 15 anni di governo, di cui gli ultimi 10 anni francamente per me insomma da rivedere fortemente, credo che questa sia un'opinione più che condivisa. Secondo te queste elezioni comunali, in ordine proprio, come dire, alle cifre spese, saranno improntate al momento attuale oppure ci saranno... Perché è vero che, diciamo, sono chiacchiere, no? Tizio ha speso Sì, tot, sì, eccetera. sì. Io a proposito produrrò a breve un filmato
dove si capisce perché spendono tanti soldi per arrivare a certi risultati. Il filmato che non riguarda Frascati è stato girato altrove. Però ecco, vorrei dire una cosa, secondo me Di Tommaso paga due scotti. Una è l'eredità del Ducegno, perché secondo me è stato nel Ducegno Posa, più che altro nella seconda metà del Ducegno, che si è seminato il seme del disastro finanziario che si è prodotto. E poi paga uno scotto che è un po' di tutti quanti. Io non mi fermerò da ripetere, queste si chiamano elezioni amministrative, c'è bisogno di amministratori, non di politici. La politica si fa a Palazzo Montecitorio, si fa a Palazzo Madama, in certe sedi istituzionali. Qui si fa amministrazione. Ti rispondo su due o tre concetti. Primo concetto, io credo che l'impegno finanziario, volontario, presumo, attraverso contributi che possono legittimamente arrivare, debba essere comunque in questa campagna elettorale proporzionato anche per un fatto di sensibilità, direi sicuramente alla situazione economica contingente. Non è il tempo di, come dire, manifesti affissi dappertutto, che imbrattano poi. Non è il tempo di condizioni politiche che appartenevano forse anche all'altro ieri. Però a Frascati la battaglia l'ho vinta, i muri dei Frascati sono puliti. Forse, e beh, questa è una cosa importante, un fatto anche di civiltà, perché non si verifica certo. In altre parti d'Italia, no? Certo. Ma devo dire, probabilmente dipende da tutti noi, cioè tutti noi dobbiamo fare una riflessione su questo aspetto. Sicuramente c'è un cambiamento. Maggiore serietà e maggiore rigore anche da questo punto di vista, secondo poi anche una sensibilità amministrativa ambientale, insomma, diciamo così. Altro aspetto, l'aspetto connesso, diciamo così, al modo di interpretare la politica in questa fase. Io credo che le persone vogliano, come tu dicevi, amministratori, persone che dimostrano competenze, persone che sono presenti ma che hanno competenze, non solo persone che sono presenti sulla piazza, ma persone che hanno competenze, dimostrano capacità di fare scelte amministrative e di governare il percorso più difficile che c'è, perché Angelo, io voglio farti riflettere, far riflettere i nostri amici in un dialogo che stiamo facendo così di sabato mattina su una cosa. Questo livello politico è il livello più complesso ormai esistente dal punto di vista amministrativo, salvo fare il ministro, diciamo, occuparsi della cosa pubblica a livello di parlamentare, con tutto il rispetto naturalmente, o a livello di consigliere regionale, si connota, a mio avviso, probabilmente per una maggiore caratterizzazione. Ma servono le regioni? Politici. Ma questa è una riflessione regioni, da fare. Le province. Regioni, io penso alle regioni per la loro importanza, direi di sì, questa è una mia valutazione personale. Sulle province penso di essere in linea. Ce ne sono 19 indagate. Sì, però questo non vuol dire necessariamente che non servono, cioè noi non dovremmo scadere in una valutazione che fa di tutta erba un fascio. Cioè, il problema è un altro, secondo me. Il problema è qual è il livello amministrativo più complesso. Un tempo, nel cursus honorum della politica, se tu non avevi fatto il consigliere comunale, l'assessore comunale, certo, l'ABC, il sindaco, non cominciavi a fare politica perché dovevi dimostrare di padroneggiare degli aspetti amministrativi. Che sono importantissimi, certo, di livello locale, non che gli altri non lo siano, ma l'accento del lavoro, secondo me, a altri livelli, nazionale o regionale, è più su un dato di carattere politico. Certo. Questo non vuol dire che non si sappia leggere un bilancio, non ci si occupi. Il bilancio non lo sanno leggere tutti. Però insomma, il dato locale è veramente un dato estremamente complesso. A Frascati in una situazione contingente, difficile dal punto di vista finanziario, con questioni patrimoniali aperte estremamente importanti, con vicende che riguardano anche le scelte strategiche di dismissioni di asset, io penso, e quello, per esempio, ne parliamo poi, alle case, ne parliamo poi. È evidente che devi dimostrare una cifra amministrativa non indifferente, certo, deve stare all'interno di un programma, deve stare nell'azione di governo che quotidianamente una giunta, un sindaco fa insieme al consiglio comunale che controlla.